Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi appunto vorrei ricordare, anche grazie appunto al video che ha fatto Motoretto, che vi metto qui sotto, ecco lui ha ricordato che pochi giorni fa è morto Robert Pirsig. Ora, Robert Pirsig, io vi ho già parlato anche di questo libro, è l'autore dello Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, che è un libro famosissimo, è un best seller, no? Allora, questo è un libro che per noi motociclisti è, diciamo così, fondamentale, perché a parte che dà tante spiegazioni anche da un punto di vista proprio tecnico, ma non tecnico della motocicletta, ma più tecnico nel senso anche del viaggio, no? Esperienziale, nel senso di consigli anche da un punto di vista proprio organizzativo per chi si mette in viaggio, ma per lo più è un libro filosofico, un libro che parla di filosofia con parole molto semplici. Quindi, ecco, Robert Pirsig è una persona, è morto appunto a 88 anni, è americano, è una persona che a soli 15 anni era arrivato all'università, a 17 addirittura è stato mandato fuori per le sue idee. Dopo è andato in guerra in Corea, poi dopo ha fatto un periodo in India dove ha studiato appunto filosofia, poi è rientrato all'università, fino a che poi proprio per gli studi che ha fatto, cioè proprio per il cervello insomma particolare che aveva, ha avuto una crisi di nervi grossa e questa crisi di nervi è stata all'epoca appunto purtroppo veniva curata con l'elettroshock, quindi ha dovuto subire anche questo trattamento. E questo poi si riflette anche nel libro stesso. Ecco, i concetti, Robert Pirsig di fatto ha scritto due libri, questo qui, Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, e poi uno successivo che riprende e spiega meglio. Questo è praticamente in motocicletta, in moto, l'altro è su una barca a vela. Il secondo libro non l'ho letto, dicono appunto che è ancora più profondo, nel senso che spiega meglio gli stessi, diciamo, argomenti che aveva trattato con il primo. Ecco, è un libro di filosofia, però è un libro di filosofia applicata appunto alla motocicletta. Considerate che soprattutto i meccanici o i matematici o chi studia o chi fa fisica particolarmente riesce a capirlo bene questo libro, perché ha una forma, un modo di ragionare che assomiglia molto a come il meccanico si approccia appunto al mondo della meccanica e quindi anche di facile comprensione. Ecco, spiega tanti concetti che sono tutti concatenati l'uno con quell'altro e li dipana poi nel libro e che quindi si riesce a capire. Non è un libro che si legge insomma in mezza giornata, ci vuole un po' di più. Io ogni tanto lo rileggo per quanto lo abbia letto solo la prima volta 2 o 3 anni fa. Quindi non tantissimo tempo fa. Ora, questo libro lo riprenderemo poi perché ci sono tanti concetti ed alcuni ne ho già appunto anche parlato. Quello che appunto vorrei, che forse a me mi sta più a cuore, è il fatto del concetto appunto del blocco, no? Ecco, noi praticamente viviamo in una società dove lui tratta appunto questo argomento del blocco. Viviamo in una società del fare, no? E quindi siamo sempre concentrati su quello che dobbiamo fare, su quello che dobbiamo raggiungere, sugli obiettivi, insomma, è tutto quello che ne consegue. Quando invece lui dice naturalmente che questo è una cosa importante, ma dice che altrettanto è importante il momento del blocco, no? Il momento del blocco è il momento in cui tutto sembra che non stia andando avanti. E questo è un punto che lui dice, io naturalmente non lo conosco, lo Zen,
I monaci zen ricercano appunto anche nella meditazione, no? Cioè trovare appunto quel punto chiamiamolo morto, dove te esci un attimino, riesci ad uscire dalla tua anche routine, no? Del conseguimento anche del successo, per vedere le cose in un modo, con una pagina, da un modo del tutto nuovo, no? Come se fosse una pagina bianca. E ecco, dice, in quei momenti lì anche il cielo appare più azzurro, appare più bello, no? Ecco, le cose si vedono in un altro modo. Quindi dice che sono due momenti che sono due momenti, il momento del fare, il momento appunto del blocco, che sono tutti e due molto molto importanti. A questo punto io insomma vi invito a leggere il libro e vi saluto. Se vi è piaciuto questo video, come sempre, mettete un like, e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!